L'emozione questa sera di ricevere un premio intitolato a Maria Elena Prolo, un'altra donna importante nella storia del cinema italiano come lei. Non come me, lei è più brava, è stata straordinaria questa donna, ha fatto qualcosa di straordinario, storicamente importante e resterà nel tempo. I suoi due film sono entrati nella storia del cinema come un lampo, no? Improvvisamente, poi ha deciso di non fare più cinema. Cosa ricordi di quei due film, di quel periodo, di quel... Ricordo la gioia di fare qualcosa che volevo fare, anche se tutto era contro di me. Non avevo soldi, non avevo possibilità, dovevo dire bugie, non importa, io camminavo avanti, lo facevo, lo dovevo fare. Questo è il primo film. Poi dal primo film tutto è cambiato, perché dovevo andare in prigione perché non avevo pagato. Invece poi hanno deciso che se il film valeva pagavano loro, e a questo punto poi si è aperto il simpaticissimo, delizioso Dennis Forman, direttore del British Film Institute, che mi ha chiamato e mi ha detto venga qui da noi se vuole fare un altro film, anzi no, mi ha domandato la stessa sera, vuole fare un film senza andare in prigione? E io ho detto certo, dice mi porti un'idea, e io dico io ce l'ho già, gli ho detto, e allora venga a prendere il tè da me e me la porti scritta, e sono andata a prendere il tè da lui, e c'era il tavolo col tè e le tazzine e i biscotti, tanta roba. E poi mi ha offerto di sedermi. A questo punto, mentre mi sedevo, mi chiede, mi ha portato l'idea? Io, agitatissima, gli passo il mio foglio e butto, senza volerlo, il tè bollente sulle sue ginocchia. E quando vedo il fumo, dico, Dio mio, che, I'm sorry, I'm terribly sorry. Lui dice... Don't worry, my leg is wood. Non si preoccupi, la mia gamba è di legno. Ma come, dico io? Non è possibile. E lui fa... E fa rumore di legno, mi fa provare. E io finalmente ci credo. E lui dice, ho lasciato la mia gamba a Cassino per te e per gli italiani. Naturalmente io lo abbraccio e la bacio. Era bellissimo, mi dispiace però che aveva perso una gamba.